Nessun emendamento proposto dai comuni d'Anci sulla ricostruzione post-sisma in Centro Italia è stato inserito nel decreto sblocca-cantieri. Nonostante qualche misura in favore delle comunità colpite nell'area etnea, questi comuni non hanno ricevuto l'attenzione che meritano. C'è profonda delusione e fortissima preoccupazione, per questo i comuni del cratere sismico lanciano un nuovo appello al governo di intervenire per trovare una soluzione condivisa. Cresce dunque il malumore tra i sindaci dei territori colpiti dal terremoto del Centro. Italia il 2016. A guidare la protesta c'è il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, una situazione che è stata anche al centro dell'incontro svoltosi in provincia a Teramo alla presenza del presidente della regione Marco Marsilio. Gli emendamenti proposti dai sindaci, dai comuni a tutela dei territori, in gran parte, ma diciamo così, non sono stati accolti, anzi, sono stati fatti anche dei passi indietro. Chiediamo, insomma sia in questa fase al Senato e poi alla Camera, Nuovamente a tutti i nostri parlamentari di dare una risposta al territorio, di stringersi intorno alle esigenze di un catere sismico che è fermo, eh, per modificare le norme che possano consentire di ripartire, di, far, di avviare la ricostruzione, perché veramente siamo in una fase nella quale se non si dà una risposta con questo decreto in sede di conversione si condanna il nostro territorio a un futuro assolutamente incerto. I nostri cittadini insomma, che vivono fuori dalle loro abitazioni da anni non possono più tollerare questa situazione di, di abuso di dignità come sempre, della loro dignità così come l'abbiamo sempre definita. Il momento è ora i parlamentari hanno in mano la possibilità di dare una, una svolta, seppur tardivamente, eh, lo facciano al di là. Diciamo così, delle differenze geografiche o delle divergenze politiche. Ma non escludiamo eh, forme di protesta, iniziative e mobilitazioni, non solo come delegati ANCI, ma anche diciamo, nell'ambito del comitato istituzionale relativo alla, al cratere Abruzzo. Comunque faremo partire una serie di iniziative e di proposte perché non possiamo più, non possiamo più tollerare queste, queste risposte assenti.